Ma come sono finiti in questo Apple Store con 4 iPhone 16, tantissime AirPods di ultima generazione, cover di tutti i colori e molto altro? Ho speso migliaia di euro per realizzare questa stanza. Questa volta ho voluto fare le cose in grande. Chi ha visto gli scorsi episodi sa quante stanze ho costruite. Dal cinema alla stanza da gaming, dal divano segreto al McDonald's segreto. Esatto, e questa ultima stanza segreta che ho nominato ci aiuterà davvero tanto a velocizzare il tutto per realizzare questo video, perché avremo solamente 8 ore di tempo prima dell'arrivo di mia mamma da lavoro. E fidatevi che i lavori sono molti da fare. E dovremmo cercare di fare in tempo senza essere scoperti da mia mamma. La stanza segreta la farò lì dentro, come il primissimo episodio che avevo fatto, dove per arrivarci si può entrare solamente con una scala. Era un po' di tempo appunto che non c'entravo. C'era un bordello dentro, infatti. E ovviamente non c'era più la mia vecchia stanza segreta, l'ultima che avevo fatto, ovvero, come quella che vi dicevo prima, quella del McDonald's. Sarà lunga da risistemare tutta questa stanza. È un po' che non c'entravo. Il tempo passava ed era arrivata l'ora di fare sul serio, ovvero iniziare a prendere le misure per le mura che dovevo tirare su. E le mura, se così si possono chiamare, sono riciclate dall'ultima stanza segreta, ovvero del McDonald's, come dicevo. Ed è per questo che ci aiuteranno molto a velocizzare il tutto. Assi prese. E quindi per le mura ho speso 0 euro. Però dovrete vedere dopo quanto ho speso per tutto il resto. Ho speso veramente un botto. Però verrà un bellissimo risultato finale, secondo me. Difatti, una volta portate le assi in casa, ho dovuto togliere tutto quel rivestimento di rosso, che era lì per rivestire le assi, appunto. Perché le future mura le rivestirò completamente di bianco. Colore Apple, appunto. Dato che la stanza dovrà prevalere del colore bianco e colore legno, come in un vero Apple Store. E farò solamente due pareti completamente bianche. La parete, quella più piccola, quella che si andrà a vedere appena entrate nella stanza, però quella proprio dritta, quella forma quadrata, non sarà bianca. Dopo capirete e scoprirete il perché. E una volta rivestite le pareti, era ora di portare le mura su in quella stanza. Ed è stato un po' pericoloso fare ciò. Sì, ho rischiato non so quanto a fare questa cosa. Ok. Guardate. Allora, ho messo, diciamo, tutto contro. La prima parete è fatta. Manca quella, che vi dicevo prima che appunto non sarà rivestita di bianco. E questa che sto rivestendo in questo momento di bianco. E poi, mentre stavo rivestendo tutta la parete, ha suonato il corriere, perché è arrivato tutto il materiale per l'Apple Store. Le mura nella stanza c'erano. Ora però volevo aggiungere una chicca. Una mensola che avevo verniciato di colore bianco, che nel mio futuro Apple Store sarà utile per appoggiarci le AirPods. Non volevo farvi vedere ancora il risultato finale delle mura. Questa volta voglio tenervi sulle spine, anche perché non siete pronti al risultato finale. Secondo me è una delle migliori stanze che io ho creato. Ma prima di arrivare a quel punto, andiamo a vedere un po' cosa avevo ordinato per il mio Apple Store segreto. Sono casatissimo per la roba che è appena arrivata. Adesso vi faccio vedere tutto. C'è veramente troppa roba. Vi faccio un piccolo spoiler, vi dico solo che ci sono 4 telefoni. 4 iPhone. Come dicevo all'inizio del video, credo che in questa stanza ho raggiunto il massimo, ovvero ho speso davvero tanti soldi. Ma tutto questo è per voi. Sto cercando di portare sempre più contenuti di alta qualità. Soprattutto lo faccio per tutti quelli che sono iscritti al canale, dato che vedo che molti di voi guardano i miei video ma non sono ancora iscritti. Quindi iscriviti se ancora non l'hai fatto. Ma torniamo a noi. Era il momento dell'unboxing, di farvi vedere cosa avevo preso per l'Apple Store. Ecco, questi sono i pacchi. E non fate caso al casino che c'è dietro. Non voglio fare il letto. Partiamo dal primo pacco. Ho preso 11 cover. E questa non è una sponsor a Mobile Fox, sono delle cover a caso che ho preso. E tra l'altro in questo pacchetto c'era pure un telefono, guardate un po'. Cosa dovrebbe essere? Un 15 Pro, però ovviamente è falso. Non mi sono preso 4 iPhone veri, perché sennò avrei speso 10.000 euro per questo video probabilmente. Ma già così ho speso abbastanza, perché guardate un po' cosa manca. Altri due telefoni, striscia LED bianche, perché le strisce LED vanno sempre. Però questa volta completamente bianche, giusto per dare bella freschezza, bella luminosità. Non una, ma bensì 4 AirPods Pro. Io avevo detto che stavolta facevo sul serio, per l'Apple Store. Mica come le altre volte. No, no, poi io di tutte queste cose, dopo ogni video, non me ne faccio niente. Anzi, in realtà vi svelo una cosa. Ogni tanto regalo delle cose dei miei video a tutti quelli che mi vanno a seguire su Instagram. Sì, esatto, faccio tipo contest, rispondo a qualcuno, li regalo a caso, a campione. Quindi vanno a seguire su Instagram e magari ti regalo anche questo AirPods Pro. Ovviamente, dov'è che stanno appoggiati i telefoni? In un Apple Store su un treppiede trasparente. Sì, diciamo che forse avevo un po' esagerato, ma in questo momento la cosa più importante era sbrigarmi, perché mancava un'ora all'arrivo di mia mamma. Ero in ritardissimo. Così ho iniziato a mettere tutte le cover appese sulla parete di legno, come appunto in un vero e proprio Apple Store. Perché se ci fate caso, le cover nell'Apple Store sono sempre appese in una parete di legno.
Poi ho messo le strisce LED bianche su tutte le pareti. Ho messo un tavolo per telefoni. E così era tutto pronto, non mancava nulla. Era solo da provare a vedere se funzionava il tutto. Bellissimo da vedere come Apple Store. Piccolo, semplice, ma curato nei minimi dettagli. Avevo messo anche un poster dell'ultimo modello, ovvero l'iPhone 16 appena uscito. E così, dopo 8 ore, l'Apple Store era completamente finito. Stanza semplice, tra virgolette, perché è tutto il giorno che ci lavoro. Però secondo me è una delle migliori. Bellissima, proprio luminosa. Un vero e proprio negozio. E ora appunto non ci resta che aspettare l'arrivo di mia mamma. E mi ha appena scritto che come ogni volta che faccio le stanze segrete e prendo i tempi perfetti, sta tornando a casa da lavoro. Io spero di farmi beccare subito, o perlomeno adesso devo cercare di capire un piano. Quindi direi che non ci resta che aspettare l'arrivo di mamma, no? Come si arrabbierà un botto per tutte le luci, perché è realmente come un negozio, ci sono luci ovunque per tutti i soldi che ho speso per questa stanza. Prima però concedetemi di andare un attimo in bagno prima dell'arrivo di mia mamma. Spero non arrivi proprio durante il tempo che devo andare in bagno e darmi una sciacquata. Ecco, forse questa cosa non dovevo dirla, dopo capirete il perché. Così, una volta tolta la scala, dato che doveva entrare mio fratello dalla porta per poi aiutarmi a nascondermi da mia mamma, anche perché se cade la scala da lì succede un disastro, dato che l'ingresso è esattamente dall'Apple Store segreto, ero poi andato in bagno, convinto che rientrasse prima mio fratello di mia mamma. Ma sì, avevo sbagliato i tempi. Era entrata prima mia mamma di mio fratello. Avevo sbagliato praticamente tutto. O meglio, in realtà me la son giocata bene. Me la son tirata. L'ho detto. Lo sapevo. Tanto qua, parlo io. Missione fallita. Ma avevo fatto un Apple Store, non ho fatto in tempo. Tu mi avevi detto che stavi per arrivare, che c'era traffico, no? Cioè, le luci dell'Apple Store qui a carico di chi sono? Sì, però, cioè, guarda che Apple Store ha tirato su. Guarda quanti telefoni, 3 telefoni. Ma tu sei 11 cover. Ma tu sei impazzito? Tutta sta roba. Ha fatto un negozio su, tirato su un negozio che poi la gente inizia a entrare, uscire, inizia a vendere le cose. Stacco la corrente, vado giù e stacco il contatore, veniamo qua con le candele. Guarda, io riesco a venderle comunque il telefono, anche senza luci, cioè un po' meno accogliente, però un Apple Store ha le luci potenti sparate, ci manca solo che non c'è l'aria condizionata, figurati. Ma è andata bene. Qualcosa fuori dalla casa, tutto in casa. Tutto piacciono le stanze segrete, lo faccio in tutti i modi. E infatti non è l'ultima. Scendi. Se vuoi un telefono te lo regalo, eh. È falso però, quindi non funziona nemmeno. Non serve a niente. Vabbè, rivendo. E poi dico che non vanno. Tutte sono scendere, anche per tutti i dalla legge. Vabbè. Non basta il resto. Bravo, vabbè. Complimenti. Comunque sono soddisfatto. Bravo, soddisfazione. Eh sì, beh. E la prossima stanza segreta dove volete che la faccia? O meglio, come volete che io la faccia? Iscriviti e attiva la campanellina perché potrò scegliere proprio la tua idea per il prossimo video.